Una mattinata solenne dopo la giornata già ricca di appuntamenti di venerdì con la veglia di preghiera. Teramo ha ospitato i membri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Alla presenza del preside della sezione Abruzzo e Molise, Salvino Gregorio, ordinati 14 tra cavalieri e dame che hanno firmato sull'altare la promessa ricevendo la benedizione dei mantelli e delle onorificenze cavalleresche. A fare gli onori di casa il delegato di Teramo, Agostino Ballone. Il nostro ordine ha la finalità quello di sostenere la Terra Santa in tutte le sue articolazioni e quindi siamo molto contenti che intanto l'abbiamo fatto a Teramo ed è un evento importante, ma soprattutto l'ingresso di questi nuovi cavalieri e dame che danno vitalità ulteriore al nostro ordine. Celebrazione solenne in cattedrale officiata dal Vescovo Monsignor Lino Fumagalli con la supervisione del Vescovo di Teramo ed Atri Monsignor Lorenzo Leuzzi. Un impegno, quello dell'Ordine, di particolare stretta attualità vista la delicata situazione in Medio Oriente e Terra Santa. È un momento particolare, tutte le attività in pratica sono state messe in stand-by, per il momento noi comunque siamo dei buoni, come dire, contributori per lo sviluppo della Terra Santa, il sostentamento della Terra Santa. Agostino Ballone, un altro incarico di prestigio. Sì, sono stato nominato delegato della provincia, è un impegno questo di responsabilità, di grande prestigio, devo dire anche, penso di poterlo svolgere al meglio.